Sostenibilità ambientale, acqua e suolo, risorse fondamentali per la Basilicata che ne costituiscono una ricchezza primaria e strategica per il suo sviluppo. 5 corsi d'acqua, tanta vegetazione, 14 dighe tra artificiali e naturali, terreni votati all'agricoltura che a sua volta produce commercio e introito, sostentamento per tanta gente lucana. E proprio i cittadini lucani sono i destinatari di questa conferenza perché si abbia la giusta prospettiva di quel che l'estrazione petrolifera e di ciò che comporta in termini di impatto ambientale e salutare. L'assessore regionale all'ambiente Agatino Mancusi ha sottolineato proprio queste tematiche importanti. Noi abbiamo voluto questo convegno, abbiamo voluto l'osservatorio ambientale proprio per fare chiarezza su una serie di questioni. Le questioni della salute vanno ricercate in tantissime situazioni, per cui quando avremo dati precisi e situazioni precise allora ne discuteremo. Noi siamo a una svolta importante in Basilicata, stiamo giocando la partita della svolta per quanto riguarda lo sviluppo e il futuro della nostra regione. Questi 2 giorni ci sono servite per capire tante cose, io lo dico per prima, me ho capito e sto capendo tante cose, cose che ci serviranno, che poi saranno all'attenzione di chi non ha avuto la possibilità di partecipare o di seguire. Credo che debba essere il grande senso di responsabilità che deve condurre gli amministratori a dare il meglio per la propria gente, anche perché noi veniamo eletti dal popolo, non è che veniamo da Marte o dalla Luna, quindi il nostro compito è quello di fare chiarezza su una serie di questioni, e la faremo non solo sulla questione del petrolio, ma anche perché dobbiamo tenere presente che noi indietro non possiamo tornare. Per cui noi dobbiamo creare le migliori condizioni affinché ci sia una salvaguardia dell'ambiente importante, ci sia uno sviluppo ecosostenibile.